Rosso, strutturato e armonico. Così descrive il successo di quello che la critica statunitense ha proclamato miglior rosso del mondo. Emidio Pepe, superati gli 80 anni, dei quali gli ultimi 50 dedicati al suo celeberrimo Montepulciano, si concede ad un'intervista per ripercorrere la storia di un grande successo. Tutta una storia da raccontare qua, cominciando dal vigneto, capisci? E poi in cantina, la lavorazione che viene fatta ancora artigianalmente. E quindi l'uovo viene della spada a mano, fermenta sana, e questo naturalmente è un vino più morbido, più delicato, capisci, che mantiene bene l'invecchiamento. Ma Emidio Pepe beve mai un vino che non sia il suo? Qualche volta sì, però ci penso, perché sappiamo delle gabbature, come il vino, dopo magari mi fa stare poco bene. Occhi azzurri, passo deciso, timido nei modi, cortese e affatto assetato di celebrazioni pubbliche, si trasforma in abruzzese inorgoglito quando si tratta di raccontare la storia di un uomo che, come dice lui, non ha dimestichezza con la penna. La sua famiglia sorride, soddisfatta, ci confida, alla quinta elementare e racconta sempre: mai avrei pensato di arrivare sin qui un giorno. E quando lo dice si riferisce a New York, uno dei mercati più importanti per la cantina Pepe, quello che nell'anno del cinquantenario ha battuto all'asta la bottiglia numero uno della lunga storia della cantina di Torano. E poi sua figlia, presente all'evento, ci racconta l'emozione vissuta. A Wall Street, nella patria della finanza, è stata fatta un'asta di beneficenza dove è stata battuta una nostra bottiglia di 1964 a $4,100. E l'ha comprata l'amministratore delegato della borsa, ma la cosa più bella è che dopo questa bottiglia è stata aperta ed era stupenda, ancora in perfetta forma, in un vino di 50 anni. Quindi per l'Abruzzo è un orgoglio incredibile, perché il nostro Montepulciano d'Abruzzo è di una longevità incredibile, nessun altro vino dura così tanto, proprio perché noi lo vinifichiamo tradizionalmente. Cioè mio padre in 50 anni non ha mai cambiato i metodi di vinificazione. Una tradizione vitivinicola mai modificata, ci tiene Emidio Pepe a farlo sapere. Lavoriamo il vino bianco pigiandolo ancora con i piedi. Nessun macchinario per la separazione del grappolo, è quello, ci spiega, a rendere così rotondo e armonico il mio Montepulciano. E poi una notizia inattesa. Qui a Torano, dove abbiamo la nostra vigna, siamo i più piccoli, solo 20 ettari per la produzione di 60.000 bottiglie. La più giovane che vendiamo è datata 2010. È stata un'ottima annata.